Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questo è un nuovo episodio di Shop e Keep. Come prima cosa vorrei andare a vedere, prima di aprire il negozio. Ah no, ok. Niente di nuovo qua. Ma uff, io premo esc e invece non serve esc per uscire. Non ci ha fatto altri soldi da ieri sera quando abbiamo controllato. Quindi direi che possiamo anche tornare e aprire in fretta e furia il nostro negozio. Per il giorno 11 siamo già pronti con degli ordini in abbondanza, in surplus, perché come potreste ricordarvi nello scorso episodio abbiamo fatto due volte l'ordine, quindi GG, siamo rimasti con della roba in più in mano. Però siamo anche riusciti finalmente a sbloccare le piante qua dietro, che pian piano sono già pronte. No, penso di no, perché non mi è rimasto niente in mano. C'è uno strano pus verde che esce. Mi sa che ho sprecato quel fungo là, eh. Devo comprare più pacchetti di roba, secondo me. Beh, di fungo ne ordino già uno, eh. Vai con un mushroom seed che tanto costa poco. Mi fa sempre impressione quel fatto che abbia tre mani per un determinato momento. Ah, siamo in autunno? Eh già. Oh, una fire resist potion of battle pescasseroli. Sì, siamo decisamente in autunno. Va che storia. Ma può incidere con le piante il discorso dell'autunno? Boh, qua sono uguali a come erano un attimo fa, non è cambiato niente. Andiamo a piantare il fungo. Qua c'è scritto Finest Seeds, ah, i semi migliori. Non è che devo andare nella... No, non posso stare nella cosa build qua. Ah, abbiamo venduto una spada e... e qualcos'altro. Allora, la spada vado a sostituirla subito seduta stante. Ah, dei guanti che andiamo a collocare meglio. E manco dirlo, sono già stati venduti. E neanche un paio di stivali è andato venduto. Il cocco non ancora, ma una pozione, sì. Ogni 10 giorni cambia stagione, è probabile. Ma offerte di cosa? Questo non ho mica capito. Però ci sono tre piatti. Non vorrei che fosse tipo un'allusione al fatto che gli sviluppatori siano tre? Cioè del tipo offriteci per il gioco, se vi è piaciuto. Boh. Il fatto è che con gli sviluppatori non sono mai riuscito ad entrare in contatto, cioè li ho contattati più volte ma nessuna risposta da parte loro. Probabilmente sono troppo piccolo perché io sia degnato di una nota da parte loro e sia degno di nota per loro. Forse ho detto delle cose che non hanno senso in italiano, però non vi preoccupate. E quindi boh, se no sarebbe curioso capire quell'offerings là, se effettivamente è un discorso di questo genere o meno. Beh, dei guanti mi sa che devo ordinare perché lui va a comprare dei guanti. No. Vediamo solo cosa compra lui, una pietra. Allora mi sa che devo un 2. Un 2. E una pietra. Ah, ha preso degli stivali, anche lui prende degli stivali così mi servirà a fare un altro ordine, eh sì, infatti. Ma qua qualcosa sta crescendo. Ma a me sembra sempre uguale. Ma mi dà l'opzione di cliccarci sopra, ma... prima il fungo è sparito quando ci ho cliccato sopra, quindi... mi sa che... non era la cosa migliore da fare. Allora, due pozze... due guanti, una pietra,
Mannaggia, oggi le pietre stanno andando alla grande, anche le spade. No, ma c'è di nuovo un conto alla rovescia, 15, 14, 13, 12. Ah, la prossima fase, ok, morning, poi c'è day, poi c'è evening. Vediamo. 2, 1, day, sì. Mi hai preso una wild growth potion. Era un sacco che non prendevano delle wild growth potions. Allora, prendiamo 1, 1. Stone e glove. Quindi glove. Oddio che non soggiorni mentre comprano. Ma forse ha senso così. Ovviamente ho comprato lo scudo proprio nel momento preciso in cui stavo compiendo l'acquisto. Ma andiamo a pulire per terra, vai. E ripariamo un po' qua. Ma mi stanno sfasciando tutto qua a forza di comprare. Per un attimo ho temuto che avessero finito gli stivali. Non ne ho più visti, invece erano là. Ogni tanto si glitcha sulla porta, come fa tipo. Tipo così. Sono tutti a giocare a Age of Empire in questo periodo. Hanno annunciato il nuovo Age of Empire. Sono tutti. Age of Fatemi tornare bambina, voglio un nuovo Age of Empires. Io non sono così esaltato, in realtà ho più paura che non altro. Forse perché sono troppo pauroso, non lo so. Ma temo che possa essere una scelta non saggia quella di farsi prendere troppo dall'hype per qualcosa che non abbiamo ancora visto. Ma dove vuoi andare tu? Ma vuole scappare con una wild growth potions. Allora, puliamo qua un attimo sto. Andiamo a prendere il nostro ordine sul retro. Ma ci mette 70 anni a pulire i cadaveri. Tra l'altro, credo, mi rendo conto adesso che non ho controllato la qualità dello scorso video prima di iniziare a registrare questo. Speriamo che non ci siano casini, se no sono sia di quello che di questo. E non è. Ma a me sembrano sempre uguali sti ambaradan. Però adesso ho paura a raccoglierli, perché ho paura che sia. Che scompaiano come prima. Devo ordinare di nuovo roba. 1, 2, 1. No, il coconut non sta andando, è peggio spesa della vita. Salve, non vuole. Ah, no. Perché si possono comprare anche oggetti dei tizi. Questo qua ha degli oggetti con sé, no. Ah, non ho neanche niente di equipaggiamento, ma poi saliranno di livello. Pian piano che saliamo di livello noi, saliranno di livello anche loro. Ci è arrivato un ordine? Sì. Direi di non fare figuracce come nello scorso video in cui ho comprato due volte lo stesso ordine. Ma non era proprio lo stesso ordine, ma avevo già della roba che non avevo esposto. Perché se ce l'hai in mano conta tra gli oggetti che hai. Ma se invece ce l'hai nel baule non conta. Oggi sto sparendo gli stivali invece. Jude Potter. Mi spiace, non ha niente. Questa invece ha i miei stivali, vero? E ce li ha già i miei stivali perché. Certo, potevano mettere anche un pochettino più varietà nella colonna sonora, visto che stiamo riascoltando lo stesso pezzo tipo in loop 783 volte.
Cos'è sta roba? Frost Resist Potion? È quella che non vendiamo da 70 anni. Forse d'inverno la venderemo di più. Dobbiamo comprare della roba però, perché 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Abbiamo finito gli stivali oggi, eh? Vai. A me sembrano sempre uguali. A meno che non ci vogliano più giorni. Non lo so, ma non ci sono neanche delle altre skill tipo per velocizzare, ok. Ma sto giocando così poco a computer ultimamente che mi si sta anchilosando una mano a stare mezz'ora. O sto diventando vecchio di brutto, oppure mi fa male giocare così poco a computer. È anche vero che questa tastiera qua è più dura di quella che ho di solito. Però mannaggia, l'ho usata anni. Compra i guanti. No? Compra l'armatura. Ah, ottima scelta. Ordiniamo un po' di roba, tanto poi dovremo... No, non questo. Uno, un due, un Record Stone. Ti ho visto che stai scappando. Dove è andata? Boh. Mi sembrava di aver visto qualcuno con la coda dell'occhio che scappava, ma... Wooden shield. Sono rapidissimo, ho fatto andata e ritorno prima che l'altro tornasse. Cioè prima che l'altro arrivasse all'oggetto, cioè rendetevi conto che abilità proprio. Mi sa che ho bisogno di fare un altro ordine ancora, eh. 1, 1, 1, 1, 2 e una wild growth e anche degli altri guanti. Vada. Non abbiamo fatto la cifra della vita oggi, ma neanche ieri, ma secondo me forse perché a un certo punto bisogna mettere davvero il guadagno più alto, forse perché... No, bisognerebbe sbloccare degli oggetti di tipo diverso. Sì. Quelli per maghi, quelli per guerrieri, eccetera, eccetera. Noi stiamo vendendo sempre solo roba generica adesso. Forse con le piante potremmo vendere qualcosina di più, ma fin tanto che non capisco come usarle. Allora, una pietra qua, una wild growth là. Ma ste fire resistor non le vendiamo più qua. Mi sa che adesso che arriva l'inverno non ne venderemo più manco una. Manca un minuto, posso fare l'ultimo ordine o... Mi sa di no, eh. Su due clienti. Che ha preso Plain Sword e Leather Chest. Leather e Plain Sword. Dai, gli ultimi 30 secondi della vita del mondo. E ovviamente entra qualcuno. Vabbè, ma meglio così, più soldi per noi. E più soldi vuol dire... più espansione del negozio e ha preso dei guanti, vabbè, niente di grave.
Niente di gravel. Tanto sono molto interessato all'annuncio di Gravel, che è un bel gioco di guida che hanno annunciato adesso alla Gamescom. Voi avete visto qualcosa di interessante a Gamescom? Qualcosa che non vi aspettavate? Qualcosa che aspettate con trepidante attesa? Ah, scappa perché è chiuso il negozio, sì, vero. Dovrei ordinare solo un paio di guanti, mi sa che aspetto per ordinare perché voglio capire prima come funziona. Ah sì, glitcha tutti i giorni così per scegliere che cosa succederà domani. Hot items. Cosa sarà domani? Dragonborn Sword! Che non ho mai visto. Cioè, su tutte robe che non ho. Press action while targeting cauldron to open its panel. Cauldron è questo? Ah, questa è la botola per tornare a casa. Ma Cauldron credo che sia quella, ma non ce l'ho sbloccato, penso. Ce l'ho nell'inventario? No. Non è che la mette qua dentro per caso? No. Cioè, è sparita proprio? Ma. Weed seed. Ah no, dovevo ordinare anche dei guanti. Porca miseria. Dai, ordine che devo fare un altro ordine. Ok, vai. Ma non lo so però. Forse fin da che c'è sta muffa verde vuol dire che sta ancora crescendo. Boh, non lo so. Mi sembra qualcosa di marcio più che qualcosa che sta crescendo. Forse devo usare la coconut a fare per farli crescere. Coconut drink. No. Boh. Ma forse il coconut drink è qualcosa che sblocchi una volta finendo la prima estate? Cioè perché me l'hanno. Credo che non sia collegato con le piante, perché aver sbloccato le piante mi sembra che non abbia alcun senso con quel coconut drink. Secondo me è perché abbiamo finito la prima estate che ci ho detto quella roba là. No, questo è il cauldron che dice prima di interagire con azione. Per fare il mix dei materiali. Any and all items into liquid material. Ok, tipo un crafting. Però non abbiamo niente. Quindi direi che andiamo a controllare prima i nostri guadagni alla taverna. E poi chiudiamo il video. Allora, dimmi tutto. 135. Vabbè, dai, non è malaccio. Quando avremo magari un pochettino più soldi espanderemo la tavola, cioè prenderemo una seconda tavola, non lo so. 4.000 è tanto, però non abbiamo niente su cui investire oltre a questo. Un'altra Fire Resist Potion. Frost Resist Potion. Secondo me stiamo arrivando all'inverno e quindi tra un po' queste ci serviranno. Ma facciamo che salvare il negozio fin tanto che non impazzisce tutto. E salutarci, ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi perché se non l'aveste già fatto e lasciare un commento qua sotto per dirmi che cosa vi è piaciuto della Gamescom e cosa vi è piaciuto di questo episodio. Cosa dovremmo sbloccare secondo voi? Cosa vorreste sbloccare come prossima skill? E
e nel frattempo cercherò di capire le piante. Ciao!